bentornati a tutti voi ad una nuova trasmissione di Car Show Classic. Bentornato Piero, il nostro tecnico, Bentornati tu. Bibliografo. E anche storico. Oggi una trasmissione particolare, due protagonisti direi d'eccezione. L'auto la vedete alle spalle di Piero, la Stratos HF e Tony Carello. Tony Carello che mi ha detto storiche. Sì, ma uomini, virgola, storiche da corsa. Quindi oggi abbiamo aggiunto la virgola perché noi non siamo storici, ma siamo ragazzini. La Stratos è una macchina che negli anni 70 ha riempito i sogni di tutti i ragazzi per la sua bellezza, per la sua linea, per il suo canto durante i rally, ed era una macchina assolutamente mitica. Bene, siamo ripartiti con i rally storici, ripartiamo con le trasmissioni dopo una pausa. Sul rosso si sta avvicinando il verde dopo un bel giallo. A questo punto io direi di partire con la scheda. Esatto, adesso vi parlerò bene della Stratos e della sua genesi. Bene, ascoltiamo. Alla fine degli anni 60, il reparto Corse Lancia, sotto la direzione di Cesare Fiorio, aveva rilevato che le potenzialità di sviluppo delle Fulvia avrebbero rapidamente raggiunto il limite, nonostante l'arrivo in gara della Rally 1.6 HF. Viene quindi iniziato un progetto partendo da carta bianca e consentendo a piloti e meccanici di esprimere tutti i propri desideri. Venne identificato un veicolo a motore centrale con sospensioni indipendenti, passo cortissimo per avere grande agilità e molti cavalli. Contestualmente, Bertone realizzò nel 1970 un prototipo avveniristico che ereditava, traslata al posteriore, la meccanica della Fulvia Rally 1.6 HF. La pregevole mano di Gandini realizzò un cuneo perfetto, design sottilissimo, che portava nuovamente lo stile ad un livello avanzatissimo. La scelta del nome Stratos HF, traslitterazione del greco antico con il significato di forza militare, ha un'assonanza con il termine di origine latina stratosfera, consentendo a Lancia e Bertone un'ambiguità sul significato che potesse creare interesse e discussione. Il prototipo realizzato era effettivamente funzionante e permise a Nuccio Bertone di presentare la vettura all'ingegner Pier Ugo Gobbato, direttore generale della Lancia, effettuando un ingresso trionfale nei cortili aziendali di via Lancia, passando al di sotto della sbarra chiusa. Gobbato ne rimase stregato. Si spese per la costruzione della vettura, sia con Gianni Agnelli che con Enzo Ferrari. La sua azione politica, sottile ed efficace, arrivò ad ottenere l'autorizzazione al progetto e i motori Dino 246 Ferrari. La scelta del motore è stata lunga e tormentata. Sul primo prototipo, che assume le forme più simili all'auto di serie, sono stati montati vari motori, quali lo stesso motore della Fulvia, il boxer della Flavia con turbocompressore, il motore della Beta Coupé 1008. A un certo punto Gobbato aveva avviato anche una trattativa con Citroën per i motori Maserati Merak, ma alla fine il progetto venne definito con i motori Ferrari e Bertone si occupò dell'assemblaggio della vettura. La vettura viene quindi affidata per lo sviluppo a piloti quali Sandro Munari, Claudio Maglioli e Carlo Facetti. Con la collaborazione degli ingegneri Mike Parks, Giampaolo Dallara, Sergio Camuffo e Francesco Di Virgilio, che finalmente ottiene una rivincita dopo l'esilio impostogli dall'ingegner Fessia. Lo sviluppo si rivela molto impegnativo, sia per le scelte architetturali che per piccoli errori nella progettazione dei pernifusi posteriori. Lo sviluppo si rivela molto impegnativo, sia per le scelte architetturali che per piccoli errori nella progettazione dei pernifusi posteriori. Alla fine la bestia viene domata e si ricolgono i meritati successi. La vettura da competizione, caratterizzata da parafanghi larghissimi, facilmente identificabile da lontano dal ruggito del V6 di 65 gradi, viene sviluppata in varie direzioni. Si sperimentano nelle testate a 4 valvole per cilindro, si realizza una versione a passo lungo con motore turbocompresso per le gare di durata. Viene anche sviluppata una versione silhouette. I successi accumulati sono notevoli. Tre campionati del mondo costruttori nel 1974, 1975 e 1976. Il campionato europeo rally nel 1976, 1977 e 1978. Quest'ultimo vinto dal campione torinese Tony Carello, nostro ospite.
A Rally si aggiungono il successo alla Targa Florio, le due vittorie al Giro d'Italia automobilistico, i 5 trionfi al Tour de France Automobile e 2 partecipazioni alle 24 ore di Le Mans. Dishes, you know I'm a handle my own business. I'm a boss, baby, I'm a boss, calling all the shots, baby, I'm a boss, you know I'm a baller. I keep the mansion running even when the power's not. Make it here with all them pennies and them dimes I got. Cause every day and every night, you know that I'm living large. But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Gonna get a pimped out two-door Honda Civic. You know how I handle my business. I'm a boss, baby, I'm a boss. Calling all the shots, baby, I'm a boss, you know I'm a baller. Primo saluto al Costa Brava, primo saluto a Rally di Sicilia, a Rally dell'Isola d'Elba, a Rally d'Antibes, a Rally Alkidikis in Grecia, a Rally d'Austria, a Race Rally, si dice Race, mi ha detto. Benvenuto, Carello, il nostro campione europeo, un talento riconosciuto, non sempre apprezzato. Benvenuto e un grazie al Golf Club I Ciliegi che ci ospita, il tuo regno green in questo momento. Assolutamente vero, sì. Devo dire che dopo le automobili il golf mi ha dato molto. Quindi partiamo dalla fine, se vuoi. Sei passato al golf, come dicevo all'inizio, in una persona non cambiano mai gli occhi, la voce, il piede nel tuo caso. Però sì, adesso contano anche un po' di più le mani, ma devo dire che c'è un filo conduttore comune fra le due cose, la testa, così come nelle competizioni, anche nel golf conta moltissimo la capacità di concentrazione. Un gran ringraziamento a tutti coloro che ci seguono. Io un paio di mesi fa sono rimasto quasi 2 ore al computer ad ascoltare una tua bellissima intervista. In due ore hai snocciolato a noi appassionati un sacco di avventure, di momenti della tua carriera, ma ho capito in quanti ancora oggi ti apprezzino, ti amino, ti seguano, io compreso. E quanto... com'è questo cognome, da un lato, importante? E com'è stato? Il mio babbo non apprezzava che io corressi, mentre invece io ce l'avevo proprio in testa e nei termini assoluti. E quando ho deciso di mollare l'università e di dedicarmi completamente alle corse, lui mi disse no, non voglio, e praticamente mi cacciò fuori di casa. Ma quando decisi di smettere di correre ufficialmente, lui mi disse no, non si può fare, non puoi smettere adesso. Mi ha detto papà, ma scusa, mi avevi detto di non correre tu. Nella tua biografia, che a questo punto scelgo per gare e poi parliamo di navigatori chiaramente e di automobili, leggo il tuo primo rally campagnolo, secondo assoluto, secondo rally, tanto per fare esperienza, tu mi vinci il Ciocco nel 1976. Ma questo talento scoppia improvvisamente? No, assolutamente. È scoppiato perché mi hanno dato delle macchine interessanti.
ma a me piaceva correre. Il capo del reparto corse Fiat e Lancia si accorse che il mio piede era interessante e quindi decise di prendermi dopo alcune prove speciali molto esaltanti che mi permisero appunto di entrare. Com'era l'ambiente? La domanda che credo ti abbiano fatto tutti 100 volte. L'ambiente era, guarda, io per fortuna ho ereditato da mio papà una mente spiritosa e quindi prendevo col giusto spirito queste situazioni in cui tutti i vecchi piloti del reparto corse, quando correvamo assieme, io chiedevo, sai, da ragazzetto, dici come andate? Tutti erano andati piano. Piano, come sei andato? Piano. Come piano? Eh sì, io non devo tirare perché qui, perché là, perché su, perché giù. E in effetti, quando poi io a un certo punto, una delle prime prove che feci a Sanremo facendo un tempo neanche eccezionale, ma con quello che potevo fare lo feci, e mi chiesero come sei andato. Ah, sono andato piano, come voi. Si arrabbiarono tutti. Non è vero, io ho tirato, io sono andato forte. Anche perché la squadra, a detta di Fiorio, che ha annunciato i programmi nel 77, recitava Munari, Pinto, Pregliasco, Carello, con i navigatori Maiga, Bernacchini, Sodano, Reisoli. Quindi eri sulla vetta, in cima. Come ti sentivi? Emozionato prima di partire? Beh, certamente, perché cioè dentro una Stratos metterla in moto era già una libidine solo nel momento della partenza. Com'è stato il vostro rapporto tra te e lei? È stato difficilissimo perché la macchina era molto regolabile ed essendo io l'ultimo arrivato mi davano le regolazioni degli altri piloti che erano l'opposto della mia. Per fortuna nel 78 sono rimasto da solo e ho potuto fare le mie regolazioni che mi hanno fruttato molto. Hai iniziato con una 112, sei passato per una 125 Fiat. Sì, grazie a mio cognato Paganelli ho comprato un 125 usato che però era un gruppo 2, che significa preparato, ma dato che nell'ultima gara avevano fuso il motore mi misero un motore di serie da 98 cavalli su una macchina molto pesante. Aggiungere una cosa su questo argomento, perché mi diede un aiuto entusiasmante ad andare veloce in discesa, perché sai, in salita andava per quel che poteva, allora io recuperavo in discesa. Questo è stato per me una cosa fantastica. Sappiamo perfettamente che il 131 Abarth rappresentava la grande diffusione di serie, la Stratos non poteva rappresentare una diffusione o un mercato, dunque è stata scelta e preferita la 131. Ma perché la Lancia è confluita nel Fiat? Tu lo puoi rispondere come concessionario, lo puoi rispondere come pilota, lo puoi rispondere come appassionato. Ma devo dire che all'inizio anni 70 c'era stato l'acquisto da parte di Fiat della marca Lancia e quindi trovarono molto giusto, dopo 3 o 4 anni in cui il reparto corse Lancia era a sé stante, fondere le due attività, ma mi sembrava nella naturalezza delle cose. I navigatori, Baron mi ha detto, io, Vergnano, io, quanti navigatori ti hanno affiancato e com'è stato questo rapporto che è fondamentale nella gara? Bellissimi e carissimi amici, tranne uno, e devo dirti che però il mio cuore viene facilmente all'ultimo, il grande Iccio Perissinot, perché poi è mancato per una grave malattia e con cui ho condiviso le gare più prestigiose e avevamo un modo di vivere la gara eccezionale, perché lui faceva di me quello che voleva, cioè lui in base a come leggeva le note mi faceva fare il tempo che voleva lui. Perché è il navigatore che porta l'auto, il pilota esegue le indicazioni. Il navigatore può accelerare, può ridurre l'andatura, giusto? Verissimo, verissimo. Infatti lui nell'anno del campionato mi condusse ai traguardi in maniera scientifica, direi. Lui guardava i tempi degli avversari, li regolava un minuto di distanza e poi li teneva lì. Lui, in base a come mi leggeva le note, loro stavano a un minuto. Leggo, a Tony Carrello viene negata la partecipazione al Sanremo che era nel contratto e dopo un'accesa discussione con i vertici del gruppo a fine 78 lascia la squadra. Sì, è stato un po' un evento di quei tempi, in quanto che
il contratto non è che si scriveva come al giorno d'oggi, una roba scritta in bianco e nero, cioè su foglie. No, era una stretta di mano, si diceva l'anno prossimo ti daremo tanti soldi, farai queste gare qui e cose. Io non volevo fare solo l'europeo, quindi alla trattativa fui abbastanza duro e ottenni di correre sia a Sanremo che in Corsica, che erano due gare di campionato del mondo alla fine del campionato europeo, perché ci tenevo a correre contro degli avversari top. Quando arrivai a Sanremo e mi dissero non vai, si ruppe un rapporto. Ma io credo che questo piede ovunque lo mettano dà dei risultati, pista, rally, ride, ovunque. Molti stanno ritornando alle storiche, io ci sono ritornato 5 anni fa, alcuni amici in questi giorni stanno rifacendo la licenza. La grande corsa comunque ti ha visto e apripista qui a Chieri. Il team tra l'altro compie 50 anni tra un anno, la nostra terra dà molto al rallismo. E purtroppo è la nostra razza, noi piemontesi siamo fatti così, siamo abbastanza chiusi e quindi non ci pubblicizziamo molto. Nella plomb subalpino ricadiamo tutti, però proviamo ad alzare la voce, cosa dici? Dai, io allora innanzitutto in quale gara ripartirai? Nello storico, di la verità? Beh, sicuramente la mia ambizione sarebbe di entrare in qualche rally storico con un bel gruppo 4 per divertire. Assolutamente. Come ti stai divertendo sul green? Perché è ancora una sfida che tu mantieni con te stesso, credo, quella della buca. Sì, devo dirti che il golf è un gioco molto difficile, molto impegnativo e quindi mi ci trovo a mio agio. Bene, io ti ringrazio, ringraziamo il Golf Club I Ciliegi che ci ha ospitato, che ti ospita, il suo regno green, ma il suo regno si aprirà sulle strade delle prossime gare e andiamo in chiusura. Tony, grazie, è stato un piacere. Grazie a te. Storie di piloti, storie di navigatori, di meccanici, di assistenti, di rally. Io starei ore ad ascoltarle perché hanno raccolto e segnato la mia strada sportiva. Piero, noi continueremo con le protagoniste da corsa e con gli uomini che hanno fatto questo presente ed un grande passato e la leggenda. Per chi vuole informarsi? Beh, prima di tutto invito gli amici a scrivere alla posta elettronica del Lancia Fulvia Club, info@fulviaclub.it. Se vogliono porre delle domande a Tony Carello, che è un nostro socio onorario, e poi ho selezionato questi due libri. Il primo, Lancia Stratos di Piero Casucci, è un libro molto piccolo ma interessantissimo perché ha già una sua lunga storia nel panorama editoriale, e il secondo, particolarmente più impegnativo, è Stratos, il mito diventa leggenda, scritto da Gianni Tonti ed Emanuele Sanfron. È un libro quasi enciclopedico, anzi una monografia sulla vettura che per l'appassionato e per il collezionista non può mancare nella biblioteca. Un ringraziamento particolare al proprietario dell'auto che è dietro la telecamera con mascherina, ma gli occhi luccicano. Io lo ringrazio in modo particolare e ve lo presenterò poi in un futuro. Che dire, ripartiamo con le prossime trasmissioni e i prossimi rally. Abbiamo un calendario già bello impegnativo con tanti appuntamenti per discutere e parlare di auto in Torino. Bene, grazie Piero, grazie a tutti voi per averci seguito. Qualunque proposta noi la ascolteremo alla prossima trasmissione di Uomini, virgola, e storiche da corsa. We're going on a holiday now, gonna take a Miller Small.